Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di oggi domenica, oggi è veramente domenica 10 settembre. Vi ricordo a tutti che se vi piace questa rassegna condividetela sui social, è il mezzo migliore per dare aria, respiro e soprattutto libertà a questa zuppa di porro che sono almeno 2 anni che faccio tutte le mattine. I temi fondamentali di oggi sono, diciamo, che a me interessano, sono quelli della settimana scorsa, e cioè la grande campagna di Repubblica sull'arrivo dei fascisti. Attenzione, stanno arrivando i fascisti. Una mattina mi sono svegliato e ho incontrato l'invasore. È una grandissima bella ciao che Repubblica ha creato. E mi verrebbe da dire che ha creato una fake news, cioè l'arrivo dei fascisti, e poi questa fake news si sta autorealizzando perché 12 neofascisti si sono presentati sotto casa loro a fare i cretini. E non più di questo, e non tanto pericoloso per evidenza di chiunque altro, tranne che della sinistra, che è riuscita proprio in virtù di questo a riunirsi e riaggregarsi momentaneamente. Non vi preoccupate, perché con Renzi si va d'accordo soltanto qualche minuto, poi dopo ci si litiga subito. E è avvenuto a Como. A Como c'è stata una grande festa antifascista, 10.000 persone, in questa epopea in cui soprattutto i giovani di 14 anni, di 13 anni sarebbero entusiasti di questo riunirsi della sinistra insieme e dei valori della resistenza e dell'antifascista. Che cosa abbia colto dei valori della resistenza e dell'antifascismo un ragazzo di 14 anni non lo so, non per sua ignoranza, perché a 14 anni tanta gente fa politica, ma perché forse più che i valori della resistenza sarebbe il caso che questi ragazzi come posso dire, approfondissero i valori della libertà, che non spesso, anche molti amici mi hanno scritto su YouTube qua, come fai a dire che non ci sono valori della resistenza, che non ci sono valori anche antisovietici della resistenza? Cari amici, quelli di cui si propaganda in questi giorni sono esattamente i valori sovietici della resistenza, sono i valori per cui una bambina fascista poteva essere stuprata e dopo 50 anni, 60 anni neanche le si riconosce in Liguria il diritto ad un monumento, sono i valori per cui c'erano le armi negli armadi dei comunisti e volevano fare un colpo di Stato che non è venuto solo grazie a Togliatti. Bene, a Realpolitik di Tagliatti, ecco, quei valori a me fanno schifo, fanno orrore, perché li trovo uguali e contrapposti a quelli fascisti. Ma insomma, non voglio continuare a parlare della Boldrini e delle sue idee. Mi diverte come Repubblica oggi abbia trattato la famosa festa antifascista di Como. Anna Maria dice, c'è una foto in prima pagina, una bella ragazza, giovane ragazza impegnata, Anna Maria testimone dell'irruzione fascista. Ma di che state parlando? 4 nazi skin veneti che entrano in maniera irruente in una stanza e fanno un programma patetico dicendo che sono contrari allo ius soli e all'immigrazione. Cioè, mettiamo le cose per ordine, per quanto patetici essi siano, a me definire lei l'eroina, Anna Maria, testimone dell'irruzione fascista, ma quale testimonianza e quale irruzione fascista? Ma diamo il giusto peso alle cose. Cappellini oggi su Repubblica, che peraltro è un giovane ragazzo, dovrebbe forse essere meno irruento dal suo punto di vista, scaldato il cuore questa manifestazione a tanti giovanissimi, la sinistra che fa la cosa giusta. Ma Cappellini, sembri me quando scrivo di Berlusconi, e spero che ci sia una certa ironia in voi che ascoltate questa zuppa. Cioè, io non ho mai sentito qualcuno così trasportato da questa riunione del PD, delle bandiere del PD, in cui Renzi e Grasso finalmente stanno insieme alla Boldrini. Ma poi avanti, bisogna scendere in piazza in tanti, se no i fascisti possono fare ciò che vogliono, dice un ragazzo di 14 anni. Sì, scendete in piazza, fate quello che volete, perché sennò i fascisti possono fare quel che vogliono. Manifestazione del PD e che cosa succede? La Boldrini attacca il sindaco perché non partecipa. Grande, grande sindaco di Como. Se posso permettermi di fare attraverso questa zuppa di porro un complimento, lo faccio al sindaco di Como, che non si è presentato a una manifestazione del PD. Non era una manifestazione dell'antifascismo, era una manifestazione del PD. E il sindaco di Como ha detto, sapete che c'è di nuovo? Io non ci vengo. Grandissimo sindaco di Como, io spero che la maggioranza degli italiani sia con lui e soprattutto dei comaschi. Bella, difatti, l'interpretazione che dà di questa vicenda Antonio Pulito sul Corriere della Sera, che è una vicenda molto di Repubblica, è molto creata da Repubblica, e secondo me editorialmente fa molto bene perché recupera qualche copia rispetto al Fatto Quotidiano, che in altri casi l'avrebbe cavalcata. Oggi il Fatto Quotidiano non cavalca le marce antifasciste,
fascista, la Como antifascista, non ne fa le bandiere, semplicemente perché questa è un'operazione di Repubblica, una grande operazione editoriale che si è pensata intelligentemente Repubblica per vendere qualche copia, e che è perfettamente legittimo. Polito dice, è fantastico come in un pezzo piuttosto critico, anche se in maniera, diciamo, corrieresca, non come posso dire io, in maniera virulenta, in maniera offensiva e grezza, insomma, Polito sul Corriere della Sera dice semplicemente, è un po' pericoloso adesso però pensare che la discriminante tra antifascisti e fascisti sia in base al grado dell'apertura all'immigrazione, perché questo è l'altro non detto: se tu sei contro l'apertura all'immigrazione sei un fascista. Vi rendete conto? Voi tanto che mi criticate, che fate i fenomeni, i valori della resistenza, ma pensate bene a che cosa stiamo dicendo. Sono fascisti quelli che non vogliono l'immigrazione o non vogliono lo ius soli. Questa specie di filo rosso in Repubblica, in una certa sinistra, c'è. Grazie a Dio quindi c'è qualcuno che non è di sinistra e che non va alle feste dell'antifascismo, alle feste dello ius soli. Se io sono contro lo ius soli, non è detto che sia fascista. Chiaro? Benissimo. Fantastico oggi Socci sulle 12 balle spacciate dai cretini di sinistra. Una di queste 12 balle è il ritorno dei fascisti. Lo dice un cattolico, certo, non fascista come Socci oggi sul Libero. Nel frattempo, la Repubblica che è preoccupata, shalom Sandra, la Repubblica che è occupata dei fascisti, è occupata all'invasione fascista, questi giovani indignati perché sentono la puzza di fascismo da tutte le parti. A Como! Sentono come fosse San Sepolcro. Beh, insomma, quando sentono questa puzza di fascismo, io leggo 5, giuro, le ho contate 5 righe a pagina 18 con una fotonotizia per l'assalto al cantiere No Tap, un tubo, come giustamente dice Calenda, che viene messo e che ci darà l'indipendenza energetica rispetto alla stessa Russia che molti di sinistra oggi, perché c'è Putin e quindi un fascista comunista, odiano. Quindi questo tubo non lo vogliono, e per non volere questo tubo fanno manifestazioni indecorose da prenderli, lo dico soprattutto ai beneficio dei cari amici del Movimento 5 Stelle e della sinistra, da prenderli a calci nel sedere, metaforicamente, per il semplice motivo che io, quando vedo che oggi sono dedicate 5 righe al fatto che ci sono stati dei manifestanti, anche a loro a volto chiuso, come quelli che sono andati davanti a Repubblica, anche a loro con i fumogeni, come quelli che sono andati a Repubblica, ma non erano 12 come Repubblica, erano 50, e non c'è stato Minniti che ha fatto una dichiarazione. Sapete che ha fatto questi qua? Hanno buttato le bombe carta e hanno ferito e fratturato un... mi sembra delle costole di un sostituto commissario. Chiaro? Bene, non vedo l'indignazione dei giornali, non vedo sono tornati i luddisti, non vedo questi comunisti deficienti che non vogliono il futuro a Lecce, come in Val di Susa, come nelle Olimpiadi, come in tutto quello che rappresenta il progresso. Invece sono contrari con la violenza, quelli sì con la violenza, e di quelli non parliamo. 5 righe, pagina 18 di Repubblica, mascherati con le bombe carta, e hanno pure mandato in ospedale un commissario, mentre mi sembra che questi fascisti, per quanto cretini e per quanto ignobili possono a voi sembrare, un commissario in ospedale non l'hanno mandato, se no figuratevi voi che cosa sarebbe successo. Se ci fosse stato un sostituto commissario in ospedale soltanto sfiorato perché è caduto a una manifestazione di questi 12 cretini e col volto coperto, ma tutti vestiti di nero, ma non Black Bloc, ma ritenuti fascisti di Forza Nuova, sarebbe successo il colpo di Stato, la Boldrini si sarebbe messa a piangere, Grasso avrebbe chiuso le camere, Minniti avrebbe mandato i carri armati a Roma, avrebbero chiuso le loro associazioni. Nel frattempo fanno la stessa cosa a Lecce, tutti zitti e muti, zitti e muti. Chi sono più fascisti, o meglio più comunisti, più vicini alla resistenza? Quelli del No Tap o quei 12 che vanno o quei 5 naziskin che vanno a Como? Per me i No Tap, ma questa è una cosa che lasciamo a voi giudicare. In frattempo parliamo di cose serie. Due vecchi, Scalfari e Gillo Dorfles, anzi direi che Scalfari è un po' più giovane, ha una ventina d'anni meno se non sbaglio di Gillo Dorfles, che ne ha 107. Scalfari che cosa pensa di fare oggi su Repubblica? Di intervistare se stesso. Volete che commenti questa cosa? Quando mi troverete che commento o faccio un'intervista a me stesso, arrivate con un bazooka, prendete la mira bene e sparatemi, perché vuol dire che sono completamente rincoglionito. Nel frattempo, e non è una questione di età, è una questione di narcisismo arrivato e di egocentrismo arrivato alla fine, in cui ci parla di Calvino che parlava di Dio
io con Calvino, quando entrambi atei a 13 anni frequentavano la stessa scuola, e poi chiede quali sono i suoi poeti migliori. Ragazzi, una specie di delirio che converrebbe leggerla se non aveste voi finito tutti i numeri di Landog o di Mandrake. Se non avete finiti tutti, leggetevi per favore l'intervista di Scalfari, perché è da ridere. Nel frattempo Gillo Dolfes, fantastico, in un'intervista, anzi in un pezzo su Corriere della Sera, spiega a Sala e a tanti italiani come si possa essere giovani a 107 anni. È inutile che riapite i navigli a Milano, perché questa idea arcaica della città senza traffico, senza auto, eccetera, è un'idea arcaica, brutta, e che assolutamente sembra una vecchia cartolina del Novecento che non vale la pena di rispolvereare. Teniamola là, nella vecchia cartolina del Novecento. Stupendo il pezzo di Dolfes, perché è un insegnamento a tutti noi di come l'anzianità possa voler dire in alcuni casi saggezza, come nel suo caso, e nell'altro esasperato egocentrismo, come nel caso di Scalfari. Vabbè, Renzi definisce Berlusconi Mister Spread, non capendo che forse lo spread è esattamente quello che ha ucciso Berlusconi, ma in questo gioco, diciamo, di finta opposizione tra Berlusconi e Spread, Berlusconi invece oggi dice che è una fake news l'idea di Biden che ci siano leghisti e Movimento 5 Stelle manovrati da Putin, che lui conosce bene. Direi che per oggi è tutto, e vi do appuntamento come sempre domani lunedì. Ci avremo 105 Matrix alle 19. Condividete questo video quanto più potete, e ricordatevi che sul sito nicolaporro.it trovate tutto e potete commentare, oltre che qua, quello che voi pensate più opportuno rispetto a tutti gli articoli che ho scritto. Ciao!